ciao, io sono Piero Virgilio, studente di ingegneria informatica qua al Poli da un po' di tempo, e da 3 anni membro del Politecnico per l'Università. Oggi parleremo di delle competenze che un sysadmin Unix deve avere nell'ambito della gestione del software sulle distribuzioni di Unix. Allora, prima di tutto sapreste delineare le differenze sostanziali tra la gestione software su Linux rispetto al resto del pianeta, cioè tutto l'altro software che possiamo avere, proprietario o meno? Ok, se non sapete rispondere, ci riusciremo adesso in questo talk. La parola chiave è pacchettizzazione. Cos'è la pacchettizzazione? È un metodo per distribuire il software diverso rispetto alla concorrenza. Ci sono utenti Windows dentro? Uapà. Ok, fortunatamente è una minoranza, però magari qualcuno malauguratamente se l'è trovato davanti. Quando voi volete un software, qualcosa sul vostro, sul vostro, spero non vostro, terminale Windows, cosa fate? Aprite il browser, provate a googolare, cercate, trovate. Su Linux questo si può fare, ma non è la migliore delle vie. La migliore delle vie è quella di utilizzare il sistema integrato per la gestione del software. Quindi, in sostanza, bisogna avere ben chiaro il concetto di pacchetto, che adesso andiamo a definire. Pacchetto è un file che racchiude all'interno tutto ciò che è necessario per l'esecuzione del programma stesso. Ci sono 3 tipi di pacchettizzazioni in generale, ce ne sono anche altre, però queste sono le 3 fondamentali, per un motivo storico che vedremo tra pochissimo. Quindi 3 tipi di pacchettizzazioni per il mondo open source: la pacchettizzazione .deb, la pacchettizzazione RPM e la nuovissima TXZ, che ha sostituito quella di default che era un paio d'anni fa in Slackware, se qualcuno conosce in Slackware. Questa pacchettizzazione ha un motivo storico, diciamo, della sua nascita, che è il seguente. Non so se si vede bene, questo è l'albero genealogico di Linux. Tutti noi abbiamo un albero genealogico, ci permette di risalire alle nostre origini. Linux può risalire alle sue origini anch'esso. E vabbè, quello che si riscontra è il casino della Madonna, scusate il termine, perché ci sono forse anche fin troppe distribuzioni. Da questa parte abbiamo, non è molto aggiornato, al 2007, abbiamo tutte le distribuzioni che fino al 2007 sono attive, sono più o meno le stesse anche adesso, salvo qualcuna. Quello che notiamo è che c'è stata un'esplosione della libertà, cioè praticamente chiunque aveva voglia di ridistribuire, di reinventare la propria distribuzione come voleva, lo ha fatto, e l'ha fatto anche in maniera abbastanza abbondante. Ciò che invece è didattico per noi, per capire quello che è successo e per dimostrare perché esistono 3 tipologie di pacchettizzazioni, bisogna andare a ritroso verso il lontano 92-93, quando possiamo riscontrare bene clienti 3 filoni fondamentali da cui si dirama tutto il resto del mondo open source. I 3 filoni sono in alto Debian, in mezzo Slackware e in basso Red Hat. Praticamente noi abbiamo 3 grosse famiglie delle distribuzioni Linux. Quindi in pratica tutto ciò che è nato dopo o è figlio di una, o è figlio della seconda, o è figlio della terza. Semplice. Cosa hanno in comune tutte le distribuzioni figlie di una distribuzione madre? Indovinate?
la pacchettizzazione. E quante pacchettizzazioni abbiamo? Esattamente 3, cioè quanti sono le distribuzioni che hanno dato il via al grande mondo dell'open source. Le Debian based sono il mondo dei pacchetti Deb, le Red Hat, la Red Hat ha dato il via alla pacchettizzazione RPM, e in mezzo Slackware ha dato il via alla pacchettizzazione, all'inizio si chiamava TZ, adesso si chiama TXZ, da un paio d'anni, al 2001. Parleremo in maniera molto dettagliata dell'ultima e della prima, e non di quella che sta in mezzo, per un motivo che andremo a vedere tra pochissimo. È un motivo semplicemente di comodità, perché tra un po' vedremo come i sistemi Unix gestiscono le dipendenze tra pacchetti, e quindi avremo possibilità di comprendere che sia Red Hat che Debian offrono dei tool molto potenti per la gestione del software, Slackware li offre ma sono piuttosto fanno il loro dovere ma sono piuttosto scomodi, l'utente deve sapere esattamente quello che fa quando compila, altrimenti succede un casino. Proseguiamo. Voi quando volete del nuovo software nella vostra macchina avete sostanzialmente due vie, e questo va al di là del mondo open source, ma in generale. La compilazione da codice sorgente è, diciamo, la base, cioè da dove nasce tutto. Quando noi abbiamo del codice, quando noi parliamo di open source, non è soltanto gratuito, ricordiamo sempre. Qual è la differenza tra un software free e un software open source? La possibilità di avere il codice sorgente. E per noi informatici è oro che cola, perché ci dà la possibilità di studiare come un software è fatto, modificarlo per fare le cose che più ci aggradano, insomma è il vero valore aggiunto del mondo dell'open source, cosa che noi del Paul invitiamo sempre a sottolineare ed evidenziare. Quindi avete due scelte per ottenere un nuovo software: o compilate da sorgenti o ottenete già i file oggetto. Partiamo dal primo. Utilizzeremo un metodo durante questo talk bottom up. Passeremo dal livello base, che è quello della compilazione sorgente, fino a capire come si è evoluta la pacchettizzazione, per arrivare poi a quello che si usa tuttora, che sono i tool di bucket manager, sempre da terminare. Ricordiamo che questo è un corso, non è un corso per beginners, è un corso per system admin, quindi dobbiamo, diciamo, dare per scontate delle competenze che, se poi do per scontato e qualcuno non sa, possiamo installare subito un protocollo di comunicazione. Se dico qualcosa e qualcuno non sa, alzate la mano e io rispondo prontamente. Torniamo a noi. Compilazione da codice. Spesso e volentieri questo compare come tarball, quindi come una compressione dove all'interno c'è tutto quello che ci occorre. Prima cosa da fare, ovviamente sempre soltanto da terminale, è scompattarlo. E ci viene in aiuto il comando tar, che a seconda di quello che abbiamo, sia un targz o un targz2, possiamo eseguire i comandi xzwf pacchetto targz oppure xjwf pacchetto targz. Subito dopo, cosa fondamentale, verrà creata una directory con all'interno tutto ciò che abbiamo scompattato, dobbiamo entrarci dentro per proseguire con l'installazione. L'installazione consta di tre passaggi fondamentali. Il primo è .configure. Cosa vi ricorda .slash? Quando io in terminale non può rispondere, Presidente, per favore. Ok. Punto slash, quindi ci viene in mente script, quindi qualcosa che deve essere eseguito al terminale, che adesso vi spiego brevemente cosa fa. Controlla che tutto ciò che abbiamo scompattato dal targz sia corretto, e soprattutto controlla se abbiamo tutto ciò che ci occorre per poter compilare. Cosa ci occorre per compilare del codice sorgente? Compilatore. Quindi la prima cosa che fa configure
è controllare se noi abbiamo il compilatore del codice sorgente che ci siamo andati a procurare. Secondo, ma non di minore importanza, crea un file chiamato makefile. Il makefile è un file che all'interno ha tutti i nomi dei sorgenti contenuti nella tabella. Che succede? Una volta che abbiamo elencato tutti i sorgenti, è compito dell'operazione successiva, cioè make, di compilare gli stessi. Quindi in maniera molto semplice, il makefile contiene all'interno tutti i file sorgenti che dobbiamo andare a compilare per poter ottenere alla fine il file oggetto, e make li compila. Una volta compilati otteniamo dei file .o, quindi oggetto binario interpretabile dal nostro processore, che verranno poi utilizzati dal comando successivo, che è quello finale, sudo make install, e verranno reindirizzati nella ramificazione FHS del nostro sistema operativo. Ricordate FHS, la lezione scorsa abbiamo parlato di come sono distribuite le cartelle in un sistema Linux. E praticamente cosa vuol dire? Qual è la differenza tra compilare e installare? Compilare significa che io interpreto ciò che il codice mi sta dicendo e creo un file binario, bit, per intenderci, che il nostro processore può interpretare. Makeinstall cosa fa? Saltando la disinstallazione di cui parliamo dopo, ma è molto banale, cosa fa? Fa lo sparpagliamento secondo lo standard FHS. Cioè, un programma è composto da file di configurazione, file oggetto, variabili e non variabili, file di esecuzione e librerie. Queste vanno a indirizzarsi nelle proprie aree di competenza. Quindi praticamente qualunque file di configurazione abbiamo sulla nostra macchina sarà sicuramente in /dc. E così via per il file oggetto, che di solito sono in use share o anche use local a volte. I var, che sarebbero quella parte di oggetto che può variare nel tempo, vengono determinati nell'apposta cartella. I pin sono gli eseguibili e in uslib o in uslib exec vengono anche messi in entrambe le cartelle, vengono messe le librerie. La disinstallazione avviene alla stessa maniera dell'installazione, a patto però che voi abbiate la tarball iniziale con all'interno il makefile, con all'interno tutti i file che avete compilato. Perché se voi prendete il vostro codice, lo compilate, avete il sorgente, avete l'oggetto, lo usate, ma dopo vi stancate del vostro software, se non avete la tarball non potete disinstallare il software. Dovreste andare a mano a cercarvi nelle varie cartelle dello standard FHS ogni singolo file relativo a quel programma e disinstallarlo a mano. Cosa molto scomoda, è cosa che sicuramente è stata risolta con la pacchettizzazione che vediamo subito dopo. Quali sono i vantaggi della compilazione rispetto a trovare i file oggetto e quindi a scaricare i programmi già belli e pronti, tra virgolette, belli scatolati? Beh, i vantaggi sono che chi di voi conosce la distribuzione Gentoo? Gentoo era una distribuzione, è una distribuzione Linux che poneva l'accento sull'importanza della compilazione. Cioè, quando voi compilate qualcosa sulla vostra macchina, l'oggetto che ne esce fuori è sicuramente ottimizzato per girare sulla macchina stessa. Hanno espanso questo concetto non a un semplice applicativo, ma a un intero sistema operativo, ed è nata la distribuzione. Ci voleva un giorno circa per compilarla e farla girare, però i risultati erano evidenti. Adesso è una minore
minoranza, diciamo, che utilizza questa distribuzione, però quindi ci riporta a quelli che sono i vantaggi della compilazione, cioè quando compilate sulla vostra macchina le prestazioni sono elevate, a scapito del tempo, che può essere più o meno lungo a seconda della lunghezza del sorgente e delle prestazioni del vostro hardware. Ok, quindi questo chiude la parentesi sorgente, e magari più tardi possiamo provare a vedere un esempio di compilazione, proviamo a vedere se è più o meno fattibile in termini di tempo e di prestazioni, come abbiamo detto prima. Ma adesso passiamo al pezzo forte, che è l'installazione di pacchetti. Ripeto, vedremo soltanto la pacchettizzazione Debian based e Red Hat based, perché il concetto è questo: il software in Linux viene visto come insieme di pacchetti. Il pacchetto, l'abbiamo visto prima, è, diciamo, l'unità fondamentale in cui viene diviso il software. In ogni pacchetto c'è all'interno tutto il necessario per l'esecuzione e l'installazione dello stesso. Se ci va bene, il pacchetto è uno. Se i pacchetti che compongono un singolo applicativo sono molti, la soluzione la vediamo allo step successivo. Adesso facciamo un salto in avanti in quello che è il nostro processo bottom-up, cioè siamo partiti dai sorgenti, adesso passiamo ai pacchetti, quindi a cose che sono state già compilate, già file oggetto, che possiamo subito eseguire. Qua funziona un po' all'usuale maniera, cioè in giro ci sono tantissimi applicativi che sono disponibili in .deb o in .rpm. Sta a noi quello di scegliere, a seconda della distribuzione che abbiamo, la pacchettizzazione che ci interessa, e utilizzare i comandi che sono qui riportati per il terminale. Piccola parentesi. Tutte queste operazioni sono ovviamente fattibili con interfacce grafiche e tool grafici che rendono le cose decisamente più semplici. Ma qui stiamo cercando di formare dei system admin. La prima cosa che un system admin deve fare è quello di essere assolutamente indipendente dall'interfaccia. Voi dovete sentirvi a casa col terminale, che deve essere un po' come l'inglese del mondo, cioè se voi sapete l'inglese, bene o male, nel 90% delle nazioni dove andate in giro potete fare la gran parte delle cose, perché ormai è una lingua molto conosciuta. Ecco, il terminale deve essere paragonato a questo, cioè se voi conoscete il linguaggio del terminale, il meccanismo del terminale, voi da qualunque computer, qualunque macchina, ovviamente che abbia al suo interno una distribuzione Linux, voi sapete fare praticamente tutto, a prescindere da qual è l'interfaccia grafica che ci gira sopra o altre componenti. Quindi, tornando a noi, una volta che sappiamo qual è il programma che più ci aggrada, che l'abbiamo scaricato e ce l'abbiamo, oppure ce lo passano gli amici, perché il software libero è assolutamente distribuibile, a seconda del pacchetto che abbiamo possono servire i seguenti comandi. Se vogliamo installare un pacchetto deb da terminale, il comando dpkg, ovviamente dobbiamo assolutamente avere i diritti dell'amministratore, quindi bisogna sudare. E quindi, sudando con dpkg meno -i, che sta per meno install pacchetto.deb, installiamo il pacchetto. Molto semplice. Stesso identico comando, anziché il meno -i, il meno -r per la rimozione. Molto semplice. L'RPM è praticamente analogo, solo che al posto del meno -r per la rimozione utilizza il meno -e. Però sono esattamente identici. Ora, io ho riportato una possibilità che è caduta molto in disuso e ha delle motivazioni fondate in questo disuso, che è la conversione. Cioè, mettiamo caso che io sono un purista di sistemi Debian based, creo il mio software, ci
faccio il dev e poi dico un pic lo faccio a RPM. Voglio solo che utilizziamo le persone Debian-based, solo le distribuzioni Debian-based. È possibile che le altre distribuzioni possano usufruire del mio software? La risposta è no. Ed è la conversione. Cioè, c'è la possibilità di poter convertire pacchetti dev in RPM e viceversa, però deve essere del software molto semplice, non molto complesso, che non abbia delle includa molte librerie, che non usi diversi tipi di linguaggi, ma ne usi cioè fortunatamente soltanto uno anziché molti, altrimenti ci sono errori a iosa e spesso e volentieri quel che viene spuntato fuori convertito non è affatto funzionale. Quindi la massima qual è? Quando andate in giro per il web a cercare un software e trovate soltanto una versione, questa è una maniera, però se avete, e la stragrande maggioranza delle volte è così, se avete gli RPM / dev / XZ, usate quelli in base alla distribuzione che state utilizzando. Qui parliamo di pacchetti singoli. Ora, gli applicativi di adesso sono infiniti, sono enormi, quindi risulta difficile pensare ad applicativi inseriti all'interno di un singolo pacchetto, e quindi nasce l'esigenza di poter installare una grande quantità di pacchetti solo per un singolo software. A mano come dovremmo fare? Sarebbe improponibile, perché dovremmo fare una serie infinita di KG per i dev o infinita di RPM per appunto gli RPM, e nemmeno gli script ci aiuterebbero, perché risulterebbe comunque macchinoso crearli. Ed ecco che qui ci viene incontro il package manager, un software che gestisce l'installazione, la rimozione e l'aggiornamento dei pacchetti che compongono il software stesso. E qui c'è un grosso cambiamento di filosofia, che è il seguente. Quando voi invece andate a scaricare un qualunque software andando in giro per il web, diciamo che vi affidate un po' alla fortuna. Se qualcuno ha ostato in qualche sito esattamente il software che vi serve. Invece in Linux la gestione del software è centralizzata. Centralizzata significa che vengono utilizzati dei server denominati repository. I repository server sono dei depositi, dei contenitori molto grossi di pacchetti, e praticamente quando voi avete la necessità di provare del nuovo software, non andate in giro per il web a cercarlo, ma semplicemente andate a cercare nel Packet Manager. Se il software, se avete esattamente il nome del software, siete fortunati e lo trovate. Però magari invece di avere ben chiaro in mente la possibilità di poter scaricare un software ben delineato, volete fare una funzionalità, cioè avete in mente una funzionalità piuttosto che un applicativo. Vi faccio un esempio. Se io voglio seguire un file video e mi piace VLC, io vado direttamente a scaricare VLC, ok? Però se io invece ho bisogno di fare dell'editing audio e magari non conosco nell'orizzonte open source quali sono le soluzioni libere per l'editing audio, io posso cercare editing audio sui tool ovviamente grafici, questa cosa è decisamente più semplice, e questi mi restituiscono una serie di software che mi danno che possono più o meno esaudire a quella che è la funzionalità cercata. Ovviamente questo è una panoramica per quello che potrebbe essere la versione interfaccia grafica. Torniamo al mondo del terminale e parliamo del packet manager sotto terminale.
Quindi abbiamo definito il repository e abbiamo definito, no, non abbiamo definito, definiamo adesso il concetto di dipendenza, che è molto semplice da definire. Cioè, detto prima, la stragrande maggioranza del software che abbiamo a disposizione è composta non da un solo pacchetto ma da molti, e quindi c'è, ricorre l'esigenza di dover gestire una cascata di pacchetti da installare. Quindi se io dico voglio VLC sulla mia macchina, non è solo un pacchetto, ne sono diversi. Però voi siete semplicemente tenuti a dire di voler scaricare quell'applicativo. Sarà il packet manager a gestire e a scaricare tutti i pacchetti necessari. Vediamo come realizzare la cosa. Qui ho fatto sempre il parallelo tra il mondo Red Hat based e il mondo Debian based. I più grandi esponenti, sicuramente dal lato Debian, quello che era quasi lo standard de facto è APT, cioè l'Advanced Packet, qui c'è un errore, ho scritto manager, ma in realtà sarebbe APT. E funziona come segue: possiamo quindi installare, rimuovere, aggiornare e aggiungere nuovi repository, perché c'è 6 repository che abbiamo a disposizione. Spesso e volentieri, quando installiamo una distribuzione a caso Ubuntu, i repository a disposizione sono quelli definiti da Canonical, quelli dove Canonical circonda la sua ala di protezione e garantisce supporto e assistenza. Quindi se voi vi limitate a usare soltanto i repository di default, per così dire, avete un quantitativo di software delimitato dalla quantità di pacchetti residenti all'interno dei repository. Però nessuno vi vieta di installare altri repository e di avere ancora più possibilità di avere altro software. Non so se state facendo un rapido esempio. Tutti conoscete l'interfaccia GNOME, no? Di recente GNOME si è rivoluzionata lanciando nel mercato, se così si può dire, GNOME Shell, che è la novità più grossa della versione 3 di GNOME. Un'interfaccia completamente rinnovata esteticamente e particolarmente performante. Invece Canonical ha, diciamo, creato una sua shell, sempre basata su GNOME, che è Unity. Ecco, se per esempio io e il mondo dell'open source dà sempre priorità alla libertà dell'utente, se io voglio installare GNOME 3 sulla mia Ubuntu perché Unity di fatto non mi piace, posso farlo. Basta che aggiungo il repository di GNOME 3 e aggiorno i pacchetti. Quindi, tenendo questo rapido prontuario, cosa dovrei fare? Facendo un rapido esempio. Sudo apt-get install nome software serve installare il software che mi serve. In questo caso il comando sarebbe identico, posto il nome software ci sarebbe di GNOME Shell. Se non mi dovesse più piacere, apt-get remove. Molto semplice. Importante, qua li ho messi in ordine inverso, ma in realtà viene prima l'aggiunta di repository e poi l'aggiornamento. Perché? Perché quando io aggiungo un repository non è automatico che il database di pacchetti che io ho in locale viene automaticamente aggiornato, ma lo devo indicare. Quindi in teoria, se io voglio, ritornando all'esempio di GNOME 3, se io voglio installare il repository e successivamente aggiornare i pacchetti che derivano da quel repository, sarebbe sudo apt-repository ppa, e l'indirizzo di GNOME 3 dovrebbe essere /gnome3shell, qualcosa del genere. Voi inviate e avete aggiunto il repository alla vostra macchina, però i pacchetti che avete in quel momento sono gli stessi che avevate prima. Dovete indicare alla macchina che deve fare un refresh di tutto il database per aggiungere nuovi pacchetti, e il refresh lo fate con un apt-get update. C'è un altro comando che non ho inserito, però è facile da intuire, ed è quello di aggiornamento.
Abbiamo detto che il Packet Manager gestisce l'installazione, la rimozione, l'abbiamo visto, l'aggiornamento, importante. Perché a differenza, per esempio, del resto del pianeta, voi se volete aggiornare il sistema e tutti gli applicativi che sono installati sul sistema, dovreste aggiornare ogni applicativo volta per volta. Il Packet Manager dà questo grandissimo vantaggio, che con un semplice comando, che è sudo apt-getupgrade, voi aggiornate tutti i pacchetti che sono all'interno della vostra macchina, quindi pacchetti di applicativi installati e pacchetti del sistema operativo stesso. Quindi con un comando avete rinnovato completamente tutto il desktop e avete un sistema perfettamente aggiornato, con un comando, viva la semplicità. Passiamo dall'altra parte della barricata, nella famiglia Red Hat. Qui il concetto è un po' diverso, perché non c'è proprio uno standard de facto, non abbiamo una, diciamo, un'importanza così predominante come c'è l'APT. Abbiamo diversi tipi di packet manager. Il primo che mi è venuto in mente è YUM, perché sicuramente tra le distribuzioni Red Hat based più famose c'è Fedora. Spero che qualcuno di voi abbia provato, perché attualmente, per esempio, tornando in tema GNOME 3, è l'unica distribuzione che la monta di default. Quindi la potete provare, avviare in live e parte direttamente con GNOME 3, senza quindi installare nuovo software, sostituire, che è un'operazione che a volte, se non va a buon fine, succedono dei problemi non da poco. Quindi parliamo di YUM, che è il packet manager di default di Fedora. YUM sta per Yellow Dog Updater Modifier. Perché si chiama così? Perché in realtà è un ex packet manager chiamato YUM, che è stato modificato e adottato da Fedora. Yellow Dog, appunto, è un'altra distribuzione tra quelle del tipo RPM, e quindi è una delle tante distribuzioni, è una delle tante possibilità come gestione dei pacchetti. Possiamo annoverarne altre, come ad esempio Zipper, che se non sbaglio dovrebbe essere quello di OpenSUSE, e abbiamo anche Pacman. Sono comunque molto semplici da imparare, perché come potete vedere da questo parallelo la sintassi non cambia di molto. Se ho bisogno di installare un software, c'è da fare un install in qualche modo, solo che al posto di apt-get c'è YUM. Cambia molto la finestra, però in sostanza è esattamente lo stesso. Andiamo a fare delle prove live, proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di tutto quello che abbiamo visto. Ecco, ad esempio, vogliamo provare a installare un pacchetto dentro. La prima cosa che mi viene in mente, ad esempio, potrebbe essere un po' un rischio, però perché no? A differenza di Firefox potrei voler provare Google Chrome. Allora lo scarico dalla rete. Fortunatamente quelli di Google ne sanno qualcosa, quindi riconoscono quando facciamo l'accesso al sito che stiamo accedendo con Linux. E quando clicchiamo, guardate, ci viene data la pacchettizzazione di cui tanto abbiamo parlato. Pacchetti Debian 3264 bit per Debian / Ubuntu, e pacchetti RPM a 3264 bit anche qui per Fedora o OpenSUSE. Comunque sia, questa nomenclatura non è restrittiva. Abbiamo detto che un pacchetto RPM va bene per tutte quelle distro che nascono da Red Hat. Quindi l'importante è che sappiate qual è la pacchettizzazione che avete, poi tutto viene da sé. Quindi per esempio proviamo a scaricare il Debian 32 bit per la mia macchina e anziché installarlo col boot grafico proviamo a vedere di installarlo con la rete del Politecnico. Ovviamente ci stupisce con le sue prestazioni e la sua velocità. Comunque sì, proviamo a vedere se con dpkg riusciamo a installare il software.
Avrei potuto fare una cosa di quarto stack, ce l'abbiamo già pronto, però me ne sono dimenticato, quindi dobbiamo aspettare di scaricarlo. Nel frattempo è tutto chiaro, qualcuno ha domande? Prego. Con la compilazione il file viene diviso nella setup del sistema. Esatto. Col pacchetto che non può essere diviso, non viene messo. Il pacchetto viene diviso, il concetto è che non te ne accorgi. Non lo so. Cioè, quello che accade dopo, ne approfitto che abbiamo questi 4 minuti e faccio un'ottima domanda, faccio una transazione diversa. Quello che accade dopo la compilazione è molto simile. Ciò che cambia è proprio da dove deriva, da dove derivano le istruzioni che io ottengo. Prima accennavo un problema non da poco nella compilazione, che se tu hai la tarball con all'interno tutto il software, tutto il codice sorgente, la compili e poi la cancelli perché non ti serve più, e poi quando vuoi rimuoverla è un problema, dovresti andare a cercare file per file nelle varie tabelle, etcd, div, eccetera, tutto per poter debellare in maniera pulita il software. Diciamo che c'è un trick per evitare questa situazione, cioè compilare da sorgenti, però la disinstallazione, invece di farla nella maniera manuale, quindi molto onerosa, la possiamo fare con il packet manager. Questo si può fare passando attraverso un utility che è AutoAPT. Praticamente se andiamo a vedere le slide, qualche slide fa, quindi ho detto che i tre step fondamentali per la compilazione da sorgenti sono il configure, il make e il make install. Ora, il make in mezzo lascialo lì perché la compilazione ci deve essere, altrimenti no. Sostituisci la prima operazione, anziché con il punto slash configure normale, ma con sudo autoapt run punto slash configure. Lo so a memoria, però non è molto difficile. Cosa cambia? Cambia questo, che configure crea il make file e cerca di capire quali sono tutti i sorgenti che lui deve installare. AutoAPT invece crea le dipendenze, quello che praticamente crea se qualsiasi packet manager. Di fatto AutoAPT non è nient'altro che una sorta di plugin di APT stesso. Cosa succede quindi? Vengono create tutte le dipendenze e alla fine al posto di make install si fa check install. Qual è la differenza tra i due? Check install crea un pacchetto debug o rpm a seconda della distribuzione in cui ti trovi, che alla fine viene reinserito nel database dei pacchetti installati. Quindi quando tu poi andrai, tu hai compilato da sorgente, però questo è come hai ottenuto il software, poi non ci interessa più. Quando lo vuoi disinstallare, basta che vai nel tuo packet manager, ci sta terminale, da interfaccia, disinstalli il pacchetto, è lui che ha preso traccia di tutti i file nelle varie cartelle, lo disinstalli in maniera molto semplice. Ok? Prima, qualche allora, alla fine, è come avere... so come spiegarlo, non voglio fare pubblicità, però è come quando si compra la stessa cosa di due marche diverse. Cioè in pratica se noi compriamo un paio di scarpe che siano di una marca piuttosto che un'altra, l'utilizzo che le mettiamo in piedi e camminiamo. All'interno dei due pacchetti ci sono dei file che non ho menzionato, perché qui andremo molto nel dettaglio, che sono i cosiddetti metadati. Sono delle istruzioni che oltre al programma in sé servono per comunicare all'istruzione come e dove deve andare a installare i pacchetti. Quindi essendo che i due tipi di pacchettizzazione hanno diciamo una gestione un po' diversa, in sostanza il programma è identico, però i metadati cambiano
e quindi fa sì che se tu spari in DPKG un file RPM, però all'interno, a parte i metadati, l'oggetto è quello. E sono i file che poi sì, dipende. Cioè, come posso spiegare? Nel report, per esempio, noi possiamo scegliere se scaricare solo l'oggetto o l'oggetto e il relativo sorgente. Però l'oggetto lo scarichiamo già compilato, quindi noi la compilazione non effettueremo mai. Ok? Però sì, in effetti hai ragione. Se io dovessi prendere l'oggetto, metterlo da parte per una verifica a posteriori, prendere il sorgente, fare il make di quel sorgente, poi andando a comparare dovrebbero coincidere. Però ovviamente a volte l'informatica è una cosa simile molto alla magia, cioè ci sono delle cose che non capiamo molto bene, ma non perché non ci sia una spiegazione, perché è molto complesso e vasto, a volte ti aspetti una cosa che non succede. Però in realtà, a rigor di logica, sì, dovresti trovare esattamente lo stesso fatto. Vediamo se... Voilà, abbiamo scaricato il nostro dev. Possiamo provare ad installarlo. Allora, prima di tutto dovremmo andare nella cartella dove è il file che dovrebbe essere scaricato. Giustamente. Giusto. E che in senso? Il precursore ha una proprietà di specialità, no? No, serve per tenermi sveglio. Ok, tutti tranquilli, era uno scherzo. No, anche con lei sono giusto. Sì, abbastanza. Allora. Ce l'ho fatta. Ne so. Allora. Eccolo qua, dovrebbe essere quello in alto in rosso. Quindi il comando è sudo dpkg meno install in teoria se scrivo Google e faccio tab c'è l'autocompletamento, rinvio, inserisco la password e avviene l'installazione. Secondo, vedete il terminale? Io se sono diciamo un po' rinco perché ho i caratteri grossi tipo così, come le insegne dei negozi, quindi è solo per farvi vedere bene anche in fondo. Dovremmo esserci, andiamo a controllare se nella sessione internet abbiamo il nostro Google Chrome. Quindi abbiamo installato il nostro pacchetto dev da terminale e il software funziona. Se volete posso farvi vedere ad esempio come possiamo installare, anziché un dev scaricato dal web, un qualunque software che mi viene in mente, però scaricato dai repository, una qualunque cosa, non so, ditemi un software. Bravo. Allora, quindi se prima di tutto dobbiamo essere sicuri che SL ci sia, per fare in modo che SL ci sia nei repository che abbiamo, dobbiamo seguire questo comando. Preset.
parte. Ma search si scrive così. Cache, bravissimo. Ok, in teoria ce l'abbiamo fatta. Ok, se qualcun altro ha qualche altra domanda da fare. No? Prego. File source, dove si pointa? Perché la si trovano? Cioè, quando come io... Perché non so scrivere cache? File... No. I file sorgenti, in quale cartella si trovano? Cioè, se io scarico con un attimo... Non c'è una cartella. Cioè, quando tu scarichi la tarball, dalla tarball crei una cartella con all'interno del contesto della stessa, della tarball. Per cui, la cioè, se non ricordo male... Quando parlavo di compilazione da sorgente, quando c'è la sessione scompattare tuple. Ma quindi cioè, i file sorgenti devo scaricare necessariamente da internet, sì, non da un repository? Praticamente io ho parlato di pacchetti e di sorgente subito prima del packet manager. Perché? Perché sono, tra virgolette, i due modi che hai per entrare e ricavare tutto. Invece il packet manager è molto automatico, quindi nel responsive primo non scompatti, il secondo è nella cartella in cui hai appena scompattato. Ok, chiedo scusa per l'emozione, però siccome siete tanti ho paura. Grazie per l'attenzione. Adesso ci sarà una pausa di 5 minuti, poi ci sarà...